Ti ha fatto soffrire il Novara, insomma, fino al gol del vantaggio avevate concesso pochissimo, poi il Novara è una squadra a cui non puoi concedere neanche un pallone che ti colpisce. Hai detto giustamente tu, abbiamo fatto un buon primo tempo, i primi quarto d'ora, 20 minuti del secondo, bene, poi la prima occasione che abbiamo concesso siamo stati puniti. Dai, dispiace perché comunque sapevamo che venire contro la prima della classe è sempre dura. Oltretutto abbiamo preso due gol in contropiede, il palo che abbiamo concesso in contropiede, quindi sono aspetti che vanno migliorati con una squadra giovane come la nostra. Venire in casa della prima in classifica e concedere tre contropiedi così, però ripeto, qua è dura per tutti, lo dimostrano i numeri. La Gianni Armini è un po' quella parte poetica di un calcio che magari non c'è più, una storia importante da leggere, da studiare e come hai detto a Massimo sul Corriere di Novara è un posto ideale per i giocatori che vogliono giocare con tranquillità e far vedere il bel calcio. Sì, è proprio. Ciao Nito. È un ambiente eccezionale, fatto di persone che sono assieme da tantissimo tempo, si conoscono. Parlo del mister, il presidente, il direttore. Hanno fatto una cavalcata partendo dalla prima categoria, arrivando al calcio professionista, quindi vuol dire che hanno dei valori che vanno al di là dell'aspetto tecnico. Quest'anno quasi l'80% della squadra che ha giocato oggi a Novara giocava in promozione fino a 2 anni fa, quindi bisogna dare atto a loro che hanno fatto un salto importante. Logico che poi quando ci si fa un doppio salto passando dalla Serie D alla Lega Pro Unica si può pagare un po' in esperienza, però io sono convinto che con l'atteggiamento dimostrato anche oggi possiamo riuscire a raggiungere la salvezza. Vieni con la maglia del Sassuolo e ti becchi la standing ovation. Torni qualche anno dopo con la maglia Gianna, ti becchi un'altra standing ovation. Il ricordo è indelebile, non è solo un ricordo per Fiorenzuola, è tutta la tua esperienza in maglia azzurra che i tifosi non dimenticheranno. A me ha fatto molto piacere perché vuol dire che la gente mi ha apprezzato per quello che ho fatto, sì, ma per quello che sono stato. Quindi, ed è una cosa reciproca perché, ripeto, io a Novara sono arrivato che ero un bambino e sono andato via che non ero un adulto, ma lo stavo diventando e lo sono diventato grazie a questi 5 anni e mezzo che ho passato qui, quindi sono contentissimo e spero veramente. Guarda, non fa mai piacere perdere, però forse questa sconfitta ha un sapore meno amaro delle altre. Un pensiero invece di quanto accaduto lontano dal campo per il Novara, questa penalità arrivata adesso, un tuo pensiero? Io non so bene cosa sia successo, quindi non posso dare dei giudizi. Come ho detto a Massimo l'altra volta, secondo me le tempistiche sono sbagliate. È logico che ci sono delle regole, se qualcuno le infrante è giusto che paghi, però il discorso che vale per il Novara vale anche per il Monza. Togliere 8 punti adesso non è come toglierle ad inizio campionato. Quindi secondo me le tempistiche sono sbagliate. Io spero che giustizia venga fatta, nel senso che se Novara giustamente meriterà di avere una decurtazione dei punti, è giusto così, perché comunque sul campo ha dimostrato di essere la più forte. Un'ultima osservazione, tu sei andato via, mi sembra, gennaio 2005, quindi sono passati 10 anni e tra l'altro io immagino che molti di quelli che erano allo stadio oggi magari erano dei bambini, no? Quindi questo è ancora più bello, penso, da ricordare. Sì, difatti è una cosa eccezionale perché, come hai detto tu, magari c'è gente che adesso è adulta, invece quando giocavo qua erano ragazzini, quindi vuol dire che, ripeto, sono cose, glielo dico sempre a mia moglie, una delle emozioni più grosse della mia vita, quello che ho vissuto quando sono venuto qua col Sassuolo, quella che ho vissuto oggi, perché comunque essere apprezzato per quello che uno ha fatto e per quello che uno è stato è la cosa più gratificante.